Buongiorno e benvenuti sul mio canale, io sono Francesca. Oggi prepariamo insieme le polpette di patate senza glutine. Sono buonissime. Ci occorrono 1 kg di patate, 3 uova, 3 cucchiai di farina di riso se le patate si rivelano un pochino troppo liquide, 150 g di parmigiano, prezzemolo, pepe nero, noce moscata, se volete dell'aglio, olio per friggere, del pan grattato senza glutine. La prima cosa che dobbiamo fare sarà spellare le patate quando sono ancora calde, quindi vi consiglio di indossare un paio di guanti così non vi scotterete. Dopo le dobbiamo schiacciare con uno schiaccio a patate di questo tipo. Inseriamo le nostre 3 uova, il pepe nero e la noce moscata. Se volete potete aggiungere dell'aglio tritato o in polvere per profumare. Il sale a piacere, circa 150 g di formaggio grattugiato e iniziamo ad impastare a mano. Aggiungiamo anche il nostro prezzemolo tritato che darà un bellissimo profumo. E adesso lasciamo riposare in frigorifero per almeno 2 ore. Sigilliamo bene con un coperchio o con della pellicola alimentare. Trascorso il tempo possiamo preparare le nostre polpette. La prima cosa che facciamo sarà tritare la mozzarella a cubetti. Dobbiamo cercare di eliminare l'acqua della mozzarella, almeno quella in eccesso, e lo facciamo tamponandole con un pezzo di stoffa pulito. Schiacciamo leggermente e vedremo che la mozzarella avrà rilasciato l'acqua in eccesso. Adesso ci infariniamo le mani, schiacciamo la patata tra i nostri palmi, inseriamo la mozzarella e richiudiamo. Molto semplicemente e facciamo una bella polpetta. Come vedete questa patata che io ho è abbastanza farinosa, quindi non occorre che io aggiunga della farina all'interno. Se avete invece un altro tipo di patata un pochino più morbido, aggiungete 2 o 3 cucchiai di farina all'interno. Adesso dobbiamo rotolare la polpetta all'interno di albume oppure di un uovo sbattuto. Io avevo degli albumi in eccesso e ho utilizzato solo l'albume. Se non ce l'avete, utilizzate pure l'uovo intero, non vi preoccupate. E poi lo passiamo nel nostro pan grattato. Questa ricetta è fatta senza glutine, ma ciò non toglie che può essere fatto per chi non fosse intollerante o celiaco, potete farlo anche con la farina di grano e con il pan grattato comune. Tutto dipende, insomma, dalle vostre esigenze, anche se ogni tanto mangiare senza glutine fa anche bene alla nostra salute. Quindi le friggiamo in un pentolino pieno di olio vegetale, olio di oliva, olio di soia, come volete voi, e li friggete per circa 4 minuti. Questo è il risultato. Sono veramente molto molto golose. A me piace farle un po' più cotte perché mi piace quando fanno questa bella crosticina, croccante fuori, morbidissimo dentro e super filante. Bene, spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se è così, ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare un like per sostenere il video, condividerlo con i vostri amici e se vi va mi trovate anche su Facebook. Ricordate che dovete attivare la campanella qua sotto mettendo tutte le notifiche, così riceverete tutti i miei video. Bacissimi e buona giornata a tutti, ciao!